Eccoci collegati, siamo in compagnia di uno dei giovani volti del nuovo Bari. Andiamo a conoscerlo meglio, prego Antonio Guido del Corriere dello Sport. Pomeriggio Maracchioni, senti, quanto senti la mancanza del gol, visto che l'ultimo si perde nella notte dei tempi? Il gol, diciamo, aiuta, ti dà fiducia, ti dà sicurezza, ma non è una cosa che mi ostacola più di tanto poi in campo nelle mie giocate. Io sono tranquillo quando ho la palla tra i piedi e posso fare cerco di provare le mie giocate, dai. Non è il gol la mia ossessione, anzi sono contento allo stesso modo quando riesco a far segnare un compagno. L'ultimo da quando ti manca? Ne hai fatti due in carriera tutti. Il gol l'ultimo l'ho fatto con il Renate quest'anno a Chiavari contro l'Entella. Era al mese di dicembre, mi pare dicembre, fine novembre. Prego Michele Carofiglio. Sì, ciao Gregorio, ti chiedo come procede, insomma, il tuo adattamento poi alle nuove richieste. Per te sono nuove, visto che sei un esterno, quelle del mister, insomma. Sappiamo che ti prova in allenamento come trequartista, magari come seconda punta. Ti chiedo quindi come procede questo tuo adattamento, anche se poi quando subentri in campo, magari anche per provare a riprendere il risultato, il mister cerca poi di sfruttare quelle che sono poi le tue effettive caratteristiche. Sì, no, esatto, il mister stiamo provando in settimana. Ho cambiato un pochino la posizione di partenza da ciò che ho fatto fino a gennaio, però comunque è un ruolo che secondo me posso riuscire a fare, posso interpretare. Bisogna trovare i tempi, bisogna adattarsi a un pochino di situazioni tattiche, però comunque so che è una posizione che posso riuscire ad interpretare. Ci sto lavorando insieme al mister, insieme ai compagni, e si può provare, cioè è una posizione da cui posso provare a dare una mano alla squadra, secondo me. Prego Franco Cirici. Sì, Greg, andiamo con questo discorso che è il più importante, secondo me, no? L'adattabilità ad un modulo che non è tuo, perché nel modulo di Mignani Moracchioni non c'entra, o c'entra solo in certi momenti della partita. Tu dove ti ricavi eventualmente, o dove ti ricaveresti eventualmente il posto? Cioè davvero da trequartista lo potresti fare, oppure davvero potresti fare la seconda punta, visto che hai più o meno il tuo movimento, lo vedi, no? In campo come fa, tu cerchi di saltare l'uomo e di crossare, questa è la è proprio giochi da esterno classico, da quello che ho visto io. Sì, le mie caratteristiche, diciamo, sono quelle di un esterno classico, però come dice il mister, c'è partita e partita, ogni partita è una storia a sé, e ci sono partite dove magari c'è bisogno più di attaccare alla profondità e magari il mister ha bisogno di un giocatore di gamba che può sprintare in profondità e per dare fastidio ai difensori centrali, altre partite magari sulla tre quarti un po' più di spazi, puoi provare ad aprirti, ci sono più linee di passaggio. Io mi metto a disposizione del mister in ogni ruolo che lui considera il più adatto a me per quella partita. In settimana comunque li proviamo un pochino entrambi, mi alleno sia da punta, seconda punta, che da trequartista. Per quanto riguarda la partita, sta al mister decidere in quale posizione secondo lui posso fare più male agli avversari. Prego Paolo Ruscitto. Buon pomeriggio Gregorio. Ciao, buongiorno. Restando su questo tema, perché trovo anch'io che sia molto molto interessante, di solito in sede di presentazione poi dei campionati, non è un riferimento diretto ovviamente a mister Mignani, diciamo in generale, no? Un allenatore dice: il mio compito è lavorare con l'organico e fare in modo che ognuno veda esaltate le sue qualità, quindi mettendo i miei giocatori nella migliore condizione affinché possano esprimere le loro caratteristiche. Alla fine però molto spesso anche lo stesso tecnico Mignani, in riferimento alla tua persona, ha detto è bravo nel fare il ruolo di esterno, ma deve imparare a giocare anche un po' più al centro, che sembra un po' un paradosso rispetto a quello che stavo appena raccontando. Quindi la domanda è: ti senti un po' tra virgolette inibito, diciamo, in questo processo di adattamento, oppure no? Come la vedi tu da ovviamente giovane attaccante? E ti chiedo la tua freschezza anche dal punto di vista anagrafico, che cosa può dare in questa fase così delicata del campionato?
Ma sta sicuramente tanto anche a me imparare a mettere le mie caratteristiche al servizio del modulo, perché non è detto che Moracchioli esterno riesce a saltare l'uomo e Moracchioli dentro il campo non può saltare l'uomo, quindi è importante anche questo. È un ruolo che ho interpretato poche volte, quasi mai in Serie C, quindi farlo in Serie B sicuramente per me è un cambiamento importante, un adattamento più significativo, però le mie caratteristiche sono quelle, sta a me imparare, migliorare a farlo anche in altre zone del campo, perché non è detto che si può fare solamente dalla mia zona comfort, diciamo, che è quella mattonella di sinistra. La seconda parte della domanda? Mi ricordo la seconda parte, scusa. Cosa può dare la tua freschezza, diciamo, anagrafica? Posso dare una soluzione in più a una squadra comunque che ha tanti attaccanti forti, tanti giocatori di qualità, posso dare il mio contributo sicuramente mettendo le mie caratteristiche al servizio dei compagni, ma penso che siamo giocatori tutti freschi, secondo me, per come la vedo io, tutti con tanta voglia di fare bene, con tanta voglia di lavorare, quindi farò il massimo, cercherò di dare il mio contributo ad aiutare i miei compagni. Prego, Davide Brescia. Ciao Gregorio, buongiorno. Due domande. La prima sul prima, parlavi del passaggio dalla C alla B. Sei stato praticamente uno degli ultimi acquisti del Bari. Ti aspettavi il passaggio in Serie B? Era una cosa in previsione con il Renate? Se avevate anche un tipo di accordo per il quale se fosse arrivata una chiamata dalla B tu potevi liberarti? E poi seconda domanda, più una curiosità, se c'è un giocatore in questi mesi in allenamento che ti ha impressionato particolarmente, tecnicamente, tatticamente? Allora, sì, per quanto riguarda il passaggio dalla C alla B, sapevo che c'era qualche interessamento da qualche società di B, lo stesso Bari, nei mesi invernali, però sapevo che erano soluzioni più per giugno, diciamo, ti dico la sincera verità, sapevo che c'era la possibilità, ma per giugno e nulla di sicuro. Sapevo dell'interessamento del Bari, ma non mi aspettavo poi, per come era andato il mercato di gennaio, di poter partire subito, immediatamente. Invece poi, come avevo raccontato nell'ultimo giorno di mercato, mentre ero in viaggio per Pordenone, arrivò la chiamata di Ciro Polito e del procuratore, una cosa completamente inaspettata, è stata una bellissima sorpresa. Per quanto la seconda parte della domanda, ho visto tanti giocatori forti, tanti giocatori di qualità importanti, Antenucci, Mazzotta, Maita, Maiello, tanti giocatori, veramente ho trovato una bella squadra con tanti giocatori che vedevo solamente in televisione e da vicino mi sono reso conto della grande squadra che dira. Veramente che ti ha aiutato nell'inserimento in squadra? Ma a tutti, ho detto che ho trovato un bel gruppo di belle persone per bene, mi hanno dato una mano tutti quanti. Dirti uno in particolare non sarebbe vero, veramente tutta la squadra mi ha dato una mano a integrarmi, ho un bel rapporto con tutti. Prego, Iusco. Buon pomeriggio innanzitutto, ti chiedo, in questo momento nella classifica di rendimento del girone di ritorno, il Sudtiro è la squadra che ha fatto più punti di tutti, 25, poi seguire il Genoa, il Frosinone e poi il Bari agli stessi punti del Cagliari. Pensi che questa sia una reale classifica parziale in questo momento e se pensi che poi c'è magari tutta questa differenza col Sudtiro, che al momento è la squadra che sta davanti al Bari? Grazie. Ma il Sudtirol ha fatto molto bene ultimamente, ma come abbiamo fatto molto bene anche noi, io penso che questo sia un campionato molto equilibrato, dove tutte le squadre hanno dei valori importanti, le squadre che sono in fondo alla classifica sono squadre che possono tranquillamente mettere in difficoltà le prime della classe, e lo dimostra anche il nostro percorso, perché ce la siamo lottata e sudata contro tutti, nessuno ci ha mai regalato una partita facile, anzi assolutamente. Sì, siamo tra le squadre che stanno facendo meglio, sono convinto delle nostre qualità e sicuramente noi andremo a giocarcela col Sudtirol a viso aperto, mettendo la nostra qualità, perché comunque l'abbiamo dimostrato che possiamo mettere in difficoltà tutti, senza paura di nessuno, ma consapevoli che il Bari è una squadra forte e possiamo provarci fino alla fine.
Sì, buongiorno Moracchioli, volevo un attimo tornare all'esperienza di Renate, perché le chiedo, rispetto all'anno scorso, in questi primi mesi è stato molto più determinante e ha avuto molti più spazi, anche magari con gli AD di giocatori come Galuppini, Maestrella, ha trovato più spazi, ha avuto più continuità anche quella maglia numero 10, quindi le chiedo quanto si sente cresciuto, quanto si è sentito cresciuto in quei mesi e quanto adesso soprattutto si porta questa crescita e in cosa punta a crescere ulteriormente in un gruppo in cui ovviamente non ci sono gli stessi spazi, però insomma sta iniziando a ricavarseli. No, sono cresciuto molto a Renate, devo tanto a mister Dossena che ha creduto tanto in me dal primo momento, e poi è logico che piano piano, giocando sempre di più, uno acquista sicurezza nei propri mezzi e tutto inizia a sembrare un pochino più facile, diciamo. Ovviamente qua è un gruppo molto più competitivo, molto più, è un livello anche più alto sicuramente, ovviamente, però io provo a fare il mio, provo a mettere in difficoltà il mister nelle scelte, allenandomi bene, facendo il massimo. Sono consapevole che è un salto importante, però se sono qua penso che il direttore abbia visto qualcosa in me e che pensi che io possa starci, quindi io utilizzerò tutto il tempo che mi ha concesso per provare a migliorare e a far vedere che posso stare in questo Bari. Dove dovrà crescere particolarmente qui? Ma sotto tanti aspetti, devo migliorare in tante cose, l'aspetto realizzativo, giocare più con la squadra, con i compagni, imparare un po' di più a dialogare, mi stanno dando una mano in tante cose, diciamo, c'è da lavorare in tanto, però anche nella stessa posizione in campo. Prego Davide Attanzi. Sì Gregorio, la cosa particolare, sei entrato in campo in situazioni in cui c'era un contesto da forzare praticamente, o il Bari doveva recuperare oppure doveva tentare di passare in vantaggio. Da una parte questo dimostra grande fiducia del tecnico nei tuoi confronti, perché evidentemente ti fa entrare per determinare le sorti di una partita, dall'altro forse e complica un pochino rispetto alle tue caratteristiche, perché magari ti trovi a entrare in un momento in cui gli spazi te li devi ricavare con l'uno contro uno, forse in situazioni paradossalmente di vantaggio le tue caratteristiche si sprigionerebbero ancora di più avendo più spazi a disposizione. Può essere, però sì, ogni minuto è oro e il mister mi mette in campo in quelle condizioni perché pensa che magari posso dare una mano alla squadra quando gli avversari sono chiusi, sono stretti, non lasciano spazi, i giocatori con le mie caratteristiche magari possono provare ad allargare un po' gli spazi con qualche uno contro uno, a creare la superiorità numerica che è fondamentale quando magari una squadra è in svantaggio e deve aprire la difesa avversaria. Però può essere sicuramente, infatti apprezzo la fiducia del mister che mi ha fatto entrare in partite molto sentite, molto importanti, in partite aperte, diciamo, però sì, penso che sia per quello. Prego Luca Guerra. Sì, buon pomeriggio Moracchioli. Faccio un ulteriore salto indietro, perché lei ha detto non c'è un compagno che in particolare mi ha agevolato nell'inserimento, però qualcuno lo conosce da anni, tipo Benedetti, perché abbiamo visto le sue foto da piccolino con Benedetti. Ecco, Benedetti, Mulattieri, Moracchioli, anche Zaniolo, ma che aria c'era in quegli anni alla Spezia? Sì, vabbè, con Leonardo ovviamente è un rapporto che va avanti da tanti anni, siamo cresciuti insieme letteralmente, le stesse scuole calcio, e ovviamente nel mio inserimento a Bari lui è stato determinante, fondamentale, essendo un amico di vecchia data. E siamo un bel gruppo, poi siamo sempre usciti tutti insieme, ognuno poi ha preso la sua strada, ma ci siamo, diciamo, siamo sempre in contatto e ci ritroviamo sempre appena abbiamo qualche giorno libero per tornare a casa, diciamo. Siamo ancora tutti molto legati. Ma c'era anche Pinto alla Spezia? Sì. Aia. C'era anche lui. Nonostante tutto siete cresciuti bene. Grazie. Volevo chiederti,
non è facilissimo, però lo stai verificando tu, no? Io adesso non posso permettermi di parlare dell'ambiente di Renate, no? Del Renate, ma credo che quante persone vi vedevano? 800, 1000? Oh, sì, sì, sì. È totalmente un'altra realtà. Ti sei ritrovato davanti a 35, 38, 40. Cosa succede nella testa di un ragazzo? Io vedo che tu sei molto maturo per l'età che hai e questo fa piacere, però è un botto una cosa del genere. Che cos'è? Sì, soprattutto all'inizio è un cambiamento radicale, perché passi da una realtà che effettivamente ha poca visibilità da quel punto di vista a una piazza come Bari, che invece è una realtà gigantesca, molto sentita, una delle piazze più calde che ci sono in Italia, secondo me. Però è anche una cosa che ti sprona a fare meglio, che con maggiore pressione, secondo me, cioè, è tanta roba giocare davanti a così tante persone. Sicuramente, come ho detto, all'esordio mi tremavano molto le gambe, però poi quando senti anche il calore del pubblico e ti dà una grossa mano. Sicuramente, no, non è facile, però è anche molto bello. Se non c'è altro, liberiamo Gregorio Moracchioli, lo ringraziamo, grazie a chi ci ha seguito. Grazie.